Il gelato nascosto, nel senso del microfono di Piazza Pulita che ha registrato lo sfogo di Giovanni Favia, ma anche titolo che rimanda vagamente al biscotto, definizione calcistica che si attribuisce ai risultati aggiustati a tavolino. Perché è questa la teoria che rilancia Beppe Grillo sul suo blog, senza esporsi direttamente, ma postando un lungo articolo di un suo militante. Pagina di grande giornalismo o fuori onda concordato ad hoc, si legge all'interno. Risposta scontata, ovviamente. L'analisi sta lì a dire che Favia non è uno sprovveduto, che il microfono era ben visibile in mano al giornalista. Insomma, ma lo sfogo era concordato per alzare il polverone sul movimento, molto ben congegnato, conclude il post, ma non così bene da distruggerlo. Teoria già smentita da Favia, ma che dà il senso di quanti nervosismi e veleni serpeggino oggi fra le stelle del firmamento grillino. Ma Casaleggio è spietato, è vendicativo. Il Movimento 5 Stelle è sempre stato la mia casa, che fai, mi cacci? Su Twitter ha risposto così Favia, citando Fini, ma quelle accuse lanciate a Gianroberto Casaleggio di essere il vero leader, di usare le espulsioni come clava contro i dissidenti, hanno fatto esplodere anche i militanti. Perché non poteva esserci accusa peggiore che quella di assenza di democrazia per un movimento da sempre contro i meccanismi della vecchia politica che ora con qualcosa di simile è costretto a confrontarsi nella piazza virtuale. Una militante di Milano scrive, Favia ha posto un problema importante e ritengo che ci sia bisogno di un chiarimento più articolato e concreto insieme a un nuovo portale che consenta vere votazioni. Aspettiamo fiduciosi. Poi c'è Federico Pizzarotti, sindaco grillino di Parma, che su Twitter dice che il congresso prima delle elezioni politiche l'ha chiesto ma che comunque loro fanno assemblee da anni e i giornalisti non se ne sono mai accorti. Infine gli sfoghi dei simpatizzanti su Facebook usano un irridente Casa Grillo tutto attaccato per indicare la diarchia dei padroni. E Federico ammette, Favia ha fatto nascere molti dubbi a militanti e simpatizzanti e solo la chiarezza può ridar credito al movimento. Voi siete un partito di una struttura democratica o dispotica? Oh? O dispotica, dittatoriale. Non siamo assolutamente un partito primo e non c'è nessuno che comanda. Nessuno? No, assolutamente. Ha ragione lei. Però allora perché sono stati cacciati alcuni esponenti? Noi abbiamo tre regole. Abbiamo perché non hanno rispettato tre regole che avevamo a disposizione? Fuori. Non ci sono se, non ci sono mai. La domanda gira, ma il Movimento 5 Stelle a Milano non sembra preso da alcun dubbio. Di democrazia ne abbiamo abbastanza, dicono. Quotidianamente tra di noi si discute di tutto e di più. Non abbiamo bisogno di un congresso nazionale, ne parliamo. La nostra democrazia interna si forma quotidianamente. Quando andiamo in autobus, quando siamo fermi ai semafori, quando andiamo a scuola, siamo noi che facciamo la politica. Com'è che oggi siete qua? E non siete venuti fa l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa. Ma perché adesso il movimento forse è al 15%, il 20%, forse abbia importanza. Ma che Favia? A loro interessa parlare di quelle 350.000 firme che raccolsero 5 anni fa per mandare a casa un Parlamento pieno di condannati indagati. Abbiamo deciso che non ci interessa, noi siamo qua per Parlamento pulito, noi pensiamo ai fatti. Il nostro unico comunicato stampa di oggi è la lista dei nomi con le relative condanne. Ma siccome la domanda gira su Casaleggio e Grillo che decidono tutto... Tu per essere candidato hai chiesto autorizzazione a Casaleggio e lui mi ha detto non l'ho mai conosciuto. Sia Beppe Grillo che Casaleggio nelle liste e nel programma e nelle attività del Movimento di Milano non ci hanno mai messo becco. Mai. Grillo è il garante del simbolo. Punto. Garantisce che le nostre regole vengano rispettate. E intanto voi, dei media, aspettandovi Grillo e parlando di Favia, siete venuti qui a parlare con noi. E così almeno comprendete che il movimento siamo noi e non è nessun altro che noi.